raccontando il libro Pensieri del tempo di Monaldo, scritto del Monaldo Leopardi e curato da Riccardo Pasqualini. Il libro, io sono qua a fare una breve introduzione su Monaldo, che non tutti lo conoscono e specie viene conosciuto a volte male. Infatti, Monaldo ha un pregiudizio che si porta dietro da Moravia, curatore dell'autobiografia. Moravia in particolare cercava di far vedere come nella famiglia di Recanati fosse nato un genio unico, quasi seguendo, potremmo dire, un'idealità romantica. Infatti, Moravia insiste molto sui tratti provinciali di Monaldo. In particolare, arriva a un certo punto e dice: guardate che anche la famosa biblioteca di Recanati in realtà è una biblioteca come tante altre sparse in tutte le ville dello Stato Pontificio. Naturalmente Moravia scontava quel pregiudizio forte di vedere un Monaldo retrogrado, ancorato alla tradizione, che ancorato ancora a quel cattolicesimo che voleva mantenere il mondo com'era senza cambiarlo. Questo naturalmente non è così. Ultimamente gli studi, la ripubblicazione da parte di Anna Leopardi dell'autobiografia ha messo in luce in realtà un pensatore ben diverso. L'autobiografia che veniva letta, diciamo, con compiacimento da parte di Moravia, in realtà viene vista come una testimonianza di quello che non si deve fare in gioventù. Lo stesso Moravia che diceva, che rinfacciava a Leopardi Maggiore di aver infranto il voto di obbedienza al padre avendo chiesto la licenza a Pio VI, diceva, gli rinfacciava di non essersi comportato allo stesso modo con il figlio che voleva scappare da Recanati. Ma giustamente Anna Leopardi fa vedere questo è gli errori. Infatti, Leopardi nella sua autobiografia, Monaldo, continua a specificare sempre: guardate cosa ho fatto, guardate cosa ho sbagliato. Se mi avessero amministrato il patrimonio al posto mio, non mi sarei imbarcato in quella folle avventura matrimoniale che mi è costata la bellezza di 20.000 scudi e che avrebbero fatto veramente comodo alle casse di famiglia. Quindi Moravia da una parte sconta questa idea di mostrare Leopardi come genio assoluto, nato, potremmo dire, dalla provincia italiana, non si sa bene neanche come. Dall'altro, quindi ultimamente con la pubblicazione sono uscite molte opere, soprattutto per la Solfanelli, delle opere di Monaldo Leopardi. I dialoghetti sono stati raccolti, quasi tutti i dialoghetti, i pensieri del tempo che oggi presentiamo, e anche le riflessioni spirituali e il Catechismo delle Rivoluzioni. Queste opere fanno vedere comunque un polemista molto attento, in particolare i dialoghetti che vanno a inserirsi in quel triennio di forte, potremmo dire, verve politica da parte di Monaldo. Gli anni che coincidono con gli anni della Voce della Ragione. Questo giornale, nato un po' per caso perché Leopardi era più attaccato alla Voce della Verità di Modena, che veniva riconosciuto come esempio di come fare il giornalismo controrivoluzionario perché diceva Leopardi: se la stampa viene usata dai rivoluzionari, anche noi conservatori del conservatorismo dobbiamo usare la stampa contro i rivoluzionari, e infatti usa anche un linguaggio, soprattutto nei dialoghetti, molto vicino al parlato, molto anche teatrale. Pulcinella è una scelta che fa vedere proprio il dialogo più famoso, il dialogo di Pulcinella, che fa venire proprio quella voglia di entrare in contatto col popolo più semplice, più minuto, di riuscire ad accattivarlo. Basta pensare che Leopardi, Giacomo Leopardi, dovrà andare al padrone di casa e dire che lui non è l'autore dei dialoghetti, quindi a rimarcare, quindi come il padrone di casa, che non pensiamo fosse un colto letterato, ma un letterato un modesto letterato, aveva letto questo e aveva apprezzato. Possiamo dire, infatti, troviamo battute nei dialoghetti, battute molto vicine alle battute teatrali del popolo, di opere teatrali trite e ritrite, potremmo dire si ispira quasi agli odierni cinepanettoni, in qualche battuta vicino. Ad esempio l'uso di costipazione al posto di costituzione da parte di Pulcinella, che
che fa bene, soprattutto quando lo mette in relazione, beh, allora avremo la pancia piena grazie alla costipazione. In una battuta, diciamo, molto vicina al gergo comune, molto vicina al gergo di tutti i giorni, quasi proprio da una battuta da cinepanettone, potremmo dire, naturalmente con un po' più di charme. Questo mostra comunque, diciamo, l'ironia nei dialoghetti, questa ironia che Leopardi sembra accomunare tutti e due i Leopardi. Infatti anche i dialoghetti di Giacomo sono venati da questa ironia. Ironia che serve a smascherare i comportamenti, le follie della gente. Infatti, come sono strutturati i dialoghetti, prevedono una parte in cui viene messa in evidenza come funziona lo Stato di Francia, come lo vede funzionare Monaldo. Le obiezioni da parte del dottore, che dice: ma allora com'è possibile che ciò avvenga veramente? E infine le conclusioni solitamente scherzose di Pulcinella, che servono a stemperare l'amara conclusione che alla fin fine la rivoluzione francese non ha portato altro che disastro, dissesto finanziario. Questa lettura della rivoluzione francese dovevamo pensare che era normale all'epoca, basta pensare che anche illuminati come Parini e Alfieri, di certo non i fautori di una monarchia assolutistica, vedevano di malocchio la rivoluzione francese, specie dopo gli eccessi del 1794, quelli degli anni del terrore. In particolare, basta ricordare che Parini, l'ultimo sonetto di Parini, era un festeggiamento per il ritorno degli austriaci a Milano. Quindi vediamo che anche nel clima culturale Monaldo non è che si fa voce di un conservatorismo non sentito dagli altri. Certo, magari lui tende ad avere posizioni molto più accese, molto più conservatrici di molti altri. Ad esempio, lui tende sempre a vedere il cattolicesimo che deve essere un blocco unico, non lascia spazio a possibili interpretazioni, tanto che i suoi più accaniti avversari non sono l'altra parte, ma quasi sono gli stessi cattolici liberali, in particolare Silvio Pellico e Botta. Perché loro col loro cattolicesimo fanno passare le idee liberali mascherandole di cattolicesimo intransigenze. Ed è questo il problema per Monaldo. Sa già che gli altri deve lottare, infatti nella voce della ragione c'è scritto proliare bella domini, combattere le battaglie del Signore. Ma questo combattere è combattere soprattutto contro un determinato tipo di cattolicesimo. Molto spesso, infatti, le accuse si riversano, diciamo, sulla parte meno morbida. Naturalmente non vuol dire che voleva perseguitare tutti i cattolicesimi liberali, ma voleva mostrare l'inganno che avevano al loro interno, un inganno che portava, alla fine dei conti, a ritrovarsi come dei liberali, non più cattolici, ma atei. Basta pensare comunque che ad esempio Silvio Pellico rinfaccerà che la sua non è una vera conversione al cattolicesimo, ma diciamo qualcosa di un frutto, di un calcolo, potremmo quasi dire, politico, di vendita, volendo quasi gli rinfaccia quello Monaldo. E quindi troviamo una persona che è molto attaccata ai suoi valori, infatti giustamente bisogna leggere anche il conservatorismo di Monaldo come un attaccamento alla morale cattolica. In particolare bisogna ricordarsi le sue importanti opere anche sulla Madonna di Loreto, che danno indice di questo attaccamento, un attaccamento che va a riservarsi anche per la città natale. L'ultima opera, infatti, sono gli Annali Recanatesi, che mostrano tutto l'interesse di Leopardi per la sua realtà, la piccola realtà che lui in un certo senso sente di dover difendere anche contro il progresso tecnologico. Due scritti importanti lo mostrano, contro le ferrovie e contro anche il risanamento dell'agro continuo, ma non perché è contro la tecnica, contro l'avanzamento della scienza, ma perché vede un rischio di ribaltare costantemente il regime già instaurato, il regime stabile che ha garantito, potremmo dire, un equilibrio, uno stile di vita naturale e ancora apprezzabile. È quello che preme a Leopardi, a Monaldo in particolare. Non far cadere in disuso questo stile vecchio, sano, che lui ha visto sconvolto dalla rivoluzione. I moti del 1799 che racconta per Recanati, che fa vedere l'insurrezione, la controrivoluzione a Recanati,
servono a verificare quello, una rottura di questo patto sociale che rischia di tramutarsi in una continua rivoluzione, una rivoluzione che Bonaldo cerca di impedire, in particolare cerca anche di impedire l'accesso dei capitali stranieri in un'ottica di uno Stato che comanda sul territorio, ma che lascia ampie libertà alle singole realtà locali. È quello che punta Bonaldo. Bonaldo tende a puntare quindi a una liberalizzazione municipale, quasi diremmo, in particolare a Recanati, che vede messo in dubbio dall'arrivo della rivoluzione, vedendo una possibilità di crearsi uno Stato forte, uno Stato che non preveda più quelle libertà abituali del piccolo comune. E infatti, quindi, e qua possiamo dire, c'è molto anche in comune tra Paolo Leopardi, Bonaldo e Giacomo. Bonaldo non è il carceriere di Giacomo in opposizione che vuole a tutti i costi che Leopardi, Giacomo resti a Recanati. Bonaldo è un padre amorevole, talvolta è stato duro perché sa quello che rischiava di andare incontro Giacomo, e infatti i primi anni di Giacomo fuori da Recanati non saranno anni piacevoli, in quanto mancano i soldi, mancano i denari, e quindi da una parte il padre cerca di ricordargli resta Recanati perché da una parte è anche affezionato a suo figlio, dall'altra cerca di dire guarda, non ci sono soldi, se te ne vai devi mangiare bocconi molto amari e molto particolarmente angusti. E infatti lo vediamo sempre ricordare, lo scambio dei due resta sempre affettuoso, tanto che si arriva anche alla famosa burla da parte di Bonaldo ai danni di Leopardi, l'unica vera sfida tra i due che molti hanno pensato ci fosse, ma in realtà è una sfida sul piano erudito che fa vedere comunque gli interessi. Beh, abbiamo visto che sono legati da questa ironia, da questo gusto dell'erudizione e quindi in un certo senso da questa voglia di uscire dal mondo, solo che scelgono due strade diverse. Bonaldo decide di restare a Recanati, e vivere a Recanati uscendo, potremmo dire mentalmente, tanto che basta pensare che la voce della ragione sul giornale varcherà i confini d'Italia avendo una tiratura anche di 2000 copie, che per l'epoca è un numero veramente impressionante. Dall'altro Giacomo che inizia a viaggiare, che esce da Recanati, forse cercando quell'illusione di felicità che pensa di non poter trovare nel borgo nativo. E alla fine forse la trova solo in un breve attimo a Pisa, per dopo ripiombare nei soliti problemi di cui siamo ben noti. Questo discorso serve a concludere che quindi non bisogna appiattire Bonaldo, che è un pensatore originale, con una verve propria, particolarmente quando decide di scendere in politica con il figlio e non dare una lettura del padre sul figlio e neanche del figlio sul padre. Sono due che si sono influenzati a vicenda, e che probabilmente hanno contribuito alla crescita l'uno dell'altro. Adesso lascio la parola, più in specifico, al curatore del libro. Riccardo? Grazie Carlo per la tua introduzione, insomma, vasta e anche ricca di, anche di curiosità, affiancate agli elementi fondamentali, insomma, della biografia, che purtroppo non è, ben conosciuta da tutti o è appunto conosciuta male, spesso dai tempi delle scuole, questa immagine del cattivo papà di Giacomo. Buonasera a tutti, io sono il curatore del testo che presentiamo questa sera, che sono I pensieri del tempo, appunto, di Bonaldo Leopardi, un testo che è stato ripubblicato da Solfanelli, dall'editore Solfanelli di Chieti, nel 2022. Allora, la prima edizione originale del testo e l'unica edizione storica di questo libro è stata pubblicata nel 1836. Quindi questa nostra riedizione di per sé è la prima edizione moderna e la seconda edizione in assoluto. Cerchiamo di chiarire un po' anche la storia editoriale di questo libro. Innanzitutto partiamo dal titolo: Pensieri del tempo può ricordarci un'opera, I pensieri di Pascal. E anche la struttura, in una certa misura, può permetterci di fare dei paralleli. Anche qui abbiamo dei discorsi in realtà più di media lunghezza che molto brevi rispetto a quelli di Pascal, insomma, sono fermi allo stadio di bozze, sono proprio delle annotazioni.
Ecco, anche qui Monaldo espone dei pensieri in punti fino a formare un discorso organico. La questione è che questi pensieri non erano nati per essere pubblicati in un unico libro. Dovevano essere degli articoli di quella rivista di cui ci ha parlato prima Carlo, dovevano essere degli articoli della Voce della Ragione. Però nel 1836 la Voce della Ragione cessa le pubblicazioni. Cessa di essere pubblicata improvvisamente. Noi qui di fianco alla biblioteca universitaria abbiamo una raccolta non completa della Voce della Ragione. Nell'ultimo numero c'è un annuncio ai signori associati in cui si dice dobbiamo cessare le pubblicazioni perché abbiamo pochi abbonamenti. In realtà non è vero, perché Carlo giustamente ha detto che il numero di abbonati e di acquisti della rivista e anche la sua distribuzione, la sua tiratura erano notevoli per l'epoca. La potevano mettere in competizione e la mettevano in competizione con le grandi riviste italiane. La questione era che la rivista paradossalmente è stata presa di mira dal governo pontificio, quindi non dai liberali, ma dallo stesso governo che quella rivista cercava di difendere. Per quale motivo? Innanzitutto per i toni polemici eccessivi. Il governo del Papa aveva paura di essere messo in difficoltà addirittura a livello internazionale da determinati articoli. E poi c'è da dire che Monaldo aveva, come diceva Carlo, una visione della politica che era diversa da quella che si stava imponendo. Lui non era un sostenitore della monarchia assoluta, lui era un sostenitore di quella che sarebbe la monarchia tradizionale. Quindi lui difendeva i corpi intermedi, facendola proprio in sintesi, le autonomie locali, le libertà municipali. Questo lo ha posto in contrasto con un governo che stava diventando, e di fatto era già diventato, molto più centralista di prima dell'invasione napoleonica. Inoltre Monaldo era entrato in contrasto diretto con alcuni prelati di alto livello nella gerarchia politica dello Stato della Chiesa e quindi è stato il caso di porre fine a questa rivista. E questo è interessante notare come spesso i pensatori tradizionalisti italiani in questa fase storica sono stati marginalizzati, messi in difficoltà non solo dai loro nemici, cioè dai liberali, ma anche, potremmo dire, da dei falsi amici, anche da quei governi che spesso loro cercavano di difendere. Ecco, possiamo citare a fianco al caso di Monaldo Leopardi quello di un suo corrispondente che era il principe di Canosa, un intellettuale che ha collaborato anche alla Voce della Ragione, un intellettuale napoletano, partenopeo. Ecco, io ho detto, presentando un altro testo, un testo mio su Monaldo, che forse Monaldo nella sua epoca è stato il maggiore tra i pensatori tradizionalisti. Oggi vorrei correggere il tiro, sicuramente lui ha avuto una grande capacità di dialogo, una grande capacità divulgativa, come giustamente è stato detto, una grande capacità comunicativa. Però mi sento di dire, alla luce della ripubblicazione dell'opera Omnia del Principe di Canosa, che il Principe di Canosa effettivamente era superiore rispetto a Monaldo nella comprensione anche della realtà politica e dello Stato tradizionale. Il Principe di Canosa delinea veramente uno Stato tradizionale in maniera più completa, più approfondita e più chiara rispetto a Monaldo. Tornando a noi, Monaldo si è trovato ad avere alcuni punti di questo libro pubblicati, ma di fatto il discorso restava tronco. Aveva i manoscritti a casa, l'opera completa, ha deciso di pubblicarla raccolta in un unico libro e nella premessa lui lo dice, erano nati come pensieri sparsi, li abbiamo rimessi insieme, ha visto che bene o male funzionavano, ha spedito tutto a un editore e il testo è stato pubblicato. Ma di che cosa parla questo testo? Perché io ho citato Pascal, ma in realtà uno dei bersagli di Monaldo sono proprio i giansenisti. Allora, la teologia, la storiografia cattolica, la teologia della storia, l'interpretazione della storia da parte dei cattolici è stata caratterizzata dagli studi, dalle riflessioni di alcuni autori che hanno colto un progresso delle rivoluzioni, cioè uno sviluppo graduale dell'opera di allontanamento dell'uomo da Dio. Se noi prendiamo quella che è la suddivisione classica, il classico concatenamento delle rivoluzioni sviluppato da molteplici autori, noi vediamo una prima frattura che è quella del Rinascimento, non in maniera così radicale, c'è un Rinascimento ovviamente anche cristiano, non è
propriamente quella, la rivoluzione violenta, potremmo dire, però anche nell'arte, nella sensibilità del Rinascimento, noi vediamo la scomparsa di quella che è la sensibilità dell'uomo medievale, che ha la religione al centro della sua vita. Inizia a esserci appunto l'uomo al centro del mondo, e l'architettura inizia a essere studiata sulle dimensioni dell'uomo. Abbiamo un passaggio dalla grandiosità di un'architettura che deve far sentire l'uomo piccolo nei confronti di Dio, deve fargli avvertire la grandezza di Dio, a un'architettura che è progettata sulle dimensioni umane. Sto banalizzando il discorso per andare veloce. Poi abbiamo una seconda frattura, che è la rivoluzione protestante. Poi abbiamo anche il calvinismo, quindi la scomparsa del libero arbitrio, una forma di determinismo. Poi c'è la rivoluzione politica, che è quella della rivoluzione francese, quella è la rivoluzione che viene avvertita in maniera ancora più violenta, ancora più devastante, con la distruzione di molti governi legittimi. Ecco, Monaldo possiamo farlo partire da qui, questo suo discorso, perché lui parte dai giansenisti. Per Monaldo, come anche per il principe di Canosa, i giansenisti altro non sono che dei calvinisti mascherati, sono degli eretici mascherati che sono ancora più insidiosi dei protestanti veri e propri, perché distruggono la Chiesa dall'interno. È un po' il discorso che ha fatto Gramsci sulla democrazia cristiana, no? Questo intellettuale comunista che dice che la democrazia cristiana agisce dall'interno, disgrega e distrugge la cattolicità agendo dall'interno. E questa è la preoccupazione, questo è il pensiero di Monaldo, che dice i giansenisti aboliscono il libero arbitrio, quindi la vita dell'uomo è già determinata, l'uomo non è in grado di decidere nulla. Però Monaldo dice c'è un altro passaggio, c'è un'altra rivoluzione, che è quella che stanno compiendo alcuni scienziati in quest'epoca. Perché in particolare c'è uno studioso di quei tempi, il Gall, che inventa una nuova disciplina, che è la frenologia. Gall era un medico il quale riteneva che fosse importante studiare la conformazione del cranio dell'uomo per determinare, per capire il suo carattere, la sua personalità. Sulla base di che cosa? Gall aveva osservato che il cranio dei bambini molto piccoli è molle. Allora, la questione per Gall non è tanto la forma del cranio in sé quanto quella del cervello. Cioè, lui ritiene che dalla forma, dalla conformazione del cervello, dalle bozze del cervello, dalle fosse, dagli infossamenti del cervello, si possa cogliere quello che è il carattere, la personalità di una persona, determinando quello che sarà il suo sviluppo lungo tutta la sua vita. Però, quando il bambino è piccolo, il cranio si conforma sulla forma del cervello. Per cui lui dice, non abbiamo la possibilità di aprire la scatola cranica, di fare ovviamente degli studi, di osservare il cervello, però la forma del cranio di ogni uomo si è conformata appunto sulla forma, sulla morfologia del suo cervello. Per cui noi, palpando le scatole craniche, siamo in grado di determinare anche quello che sarà il destino di una persona, perché se ha determinate bozze il suo carattere sarà questo. E Monaldo qui si irrita moltissimo con il carattere che è suo proprio, e in uno dei pensieri del tempo dice: noi siamo arrivati a un'epoca di follia. Noi abbiamo le persone sagge che condannano gli zingari che leggono la mano alle persone, vogliono capire il futuro delle persone leggendogli la mano. Però noi stiamo dando credito a una persona che ci vuole dire che palpando il cranio, sentendo le bozze, noi siamo determinati per tutta la nostra vita sulla base della forma che ha la nostra scatola cranica. E quindi lui dice: l'uomo quindi, secondo i moderni scienziati, è sottoposto al dominio delle bozze del suo cranio. Monaldo dice, può darsi forse che anche la conformazione del cervello possa avere qualche determinazione sul carattere delle persone, ma io non credo che basti questo per capire tutto, per determinare il destino della vita di una persona. Ed è interessante come il pensiero di Monaldo qui, contro il Gall, per carità, è quello di un tradizionalista, di un reazionario, però dall'altra parte noi abbiamo un pensatore che è Napoleone Bonaparte, oltre che un generale, un capo politico, che aveva la medesima avversione per il Gall. Cioè, il Gall, quando chiede di poter fare delle conferenze a Parigi, si trova Napoleone Bonaparte che gli mette i bastoni in mezzo alle ruote. Non vuole che il Gall presenti le sue opere, le sue riflessioni in Francia. Perché? Perché Napoleone vedeva in se stesso un uomo che era stato artefice del suo destino. Per cui Napoleone diceva, al di là del libero arbitrio cristiano, lui diceva: non è giusto
che noi facciamo passare l'idea che ogni persona abbia un destino già scritto. Questo Napoleone non lo poteva accettare e si è messo contro, appunto, anche la diffusione dell'opera del Gall. E torneremo anche a parlare di Napoleone tra poco. Monaldo ha visto, o meglio, ha saputo che Napoleone doveva passare a Recanati, però nell'opera citata prima, negli annali, in questa sua di fatto cronaca, innanzitutto lui non si ricorda nemmeno il giorno preciso che è passato Napoleone, e in secondo luogo ci dice: io non sono nemmeno uscito di casa a guardarlo. Per cui vedete, noi abbiamo da un lato chi dice che Napoleone è l'uomo che pone, che segna la fine della storia, e dall'altra abbiamo qualcuno che non è nemmeno andato a vederlo passare quando gli è passato davanti a casa, come gesto, insomma, di sfida, di rifiuto di questo personaggio, di cui forse chissà aveva anche intuito il destino. E tornando a noi, c'è anche un altro passaggio ulteriore oltre alla frenologia, cioè Monaldo si accanisce contro una serie di studiosi i quali avevano cercato di mostrare come alcuni animali potevano essere perfezionati, potevano essere educati sino ad arrivare a livello di civilizzazione dell'uomo. Per esempio, lui si accanisce contro un testo che si intitola Ioco, è stato pubblicato da Charles Puges, che dice di averlo tradotto da un manoscritto portoghese, che è la storia di un naufrago sostanzialmente che si trova su un'isola deserta a vivere con una scimmia e che le insegna a parlare, praticamente addirittura a curare la casa, vive con lei come se fosse una moglie fino a che questa scimmia muore e lui riesce a tornare a casa. Leonardo Leopardi dice: beh, questo signore diffonde queste idee che sono pericolosissime e non ci spiega da dove ha tratto questa storia, dove è avvenuta, in che anno è avvenuta, non ha nessun tipo di attendibilità, lui dice, lui sta ingannando i lettori. E Monaldo dice: quindi noi da un lato abbiamo della gente che ci viene a dire che l'animale è uguale all'uomo, perché addirittura lui dice ci sono autori che ci dicono che le scimmie pregano, che le scimmie hanno dei governi, che le scimmie amministrano la giustizia, addirittura condannano a morte i cattivi, lui dice, e da un lato abbiamo gli stessi scienziati che ci dicono che in realtà l'uomo è un animale. Ma non basta, abbiamo addirittura degli animali che appunto possono avvicinarsi all'uomo, l'uomo che si avvicina quindi all'animale, ma addirittura ci sono degli scienziati che ci vogliono spiegare come addirittura gli organismi naturali possono essere anche gli oggetti inanimati. E lui cita il caso di uno studioso il quale aveva scritto un'opera in cui ipotizzava che l'intera pianeta Terra fosse un essere vivente. E Monaldo dice: ma com'è possibile una cosa del genere? Che cosa ci sta raccontando? Allora Monaldo dice: prendiamo quella che è la classificazione tradizionale, gli elementi fondamentali che determinano che cos'è un essere vivente. Allora, la Terra si nutre di qualcosa, non ci risulta che mangi qualcosa. La Terra nasce, muore, è nata, per carità. La Terra si riproduce, la Terra è cresciuta, prima era piccolina, è uscita da un uovo, poi è diventata più grande, no. La Terra si riproduce, ma che io sappia, no. Forse ha fatto un figlio nascosto, un figlio bastardo, magari ha avuto anche un destino migliore di quello della Terra, perché solitamente i figli bastardi sono più fortunati di quelli legittimi, dice lui. Comunque anche questo, dice, è un ciarlatano. Allora voi che cosa volete mostrarci, signori filosofi? Volete mostrarci che l'uomo, che l'animale è superiore all'uomo? L'uomo è una bestia, anzi meno di una bestia, perché è sottoposto al dominio delle bozze. Non ha libero arbitrio, non ha libertà, sostanzialmente è un animale che vive sottoposto ai suoi istinti e voi volete portarlo a ritornare ad essere una bestia. Questo è il compimento della rivoluzione. Perché la rivoluzione per Monaldo non è un moto in avanti, etimologicamente è revolvere, tornare indietro, ma tornare indietro a che cosa? Tornare indietro alla barbarie, tornare indietro alla bestia, l'uomo che si bestializza, quindi non la scimmia che diventa l'uomo, ma l'uomo che ritorna sostanzialmente a essere un animale. Questa è la critica che Monaldo fa. Allora uno mi potrebbe dire, sì, una concatenazione di rivoluzioni, ma per Monaldo c'è una strategia dietro, c'è una setta che governa tutto, queste persone sono tutte d'accordo, i giansenisti sono d'accordo con gli scienziati. No. Monaldo, in altre opere, attacca le società segrete, la massoneria in maniera più o meno velata, più o meno chiara, e le diverse sette, la carboneria che agivano nella sua epoca e di cui lui era perfettamente a conoscenza.
Ma in questo caso, in questo testo, in Pensieri del Tempo, lui non ha bisogno di parlare di un'associazione, di una società segreta che gestisce questo circolo delle rivoluzioni. Lui è cattolico, gli basta semplicemente dire che questo moto dietro ha un unico burattinaio, che è chiaramente il diavolo, è il male che agisce sulla storia, secondo un processo apocalittico, che lui anche con quest'opera può cercare di rallentare, concetto del catecol, ma che dovrà concretizzarsi così come è scritto nel libro dell'Apocalisse. Allora lui, parlando di questi rivoluzionari, dei rivoluzionari delle diverse epoche, prima i giansenisti, rivoluzionari religiosi, poi gli scienziati, rivoluzionari del pensiero, gli atei materialisti, lui dice, voi, questi personaggi, non sono la rivoluzione, sono alcuni dei tramiti, alcuni degli attori che la portano avanti, ma non sono loro stessi la rivoluzione. Per cui lui nota anche il fatto che queste persone saranno travolte a loro volta, come diceva De Maistre, che la rivoluzione è un mostro che sbrana i suoi figli. Secondo Monaldo questo è il destino di tutti i rivoluzionari, nel senso che ogni rivoluzionario viene travolto dalla rivoluzione successiva. Monaldo, per esempio, ha visto crescere gli esordi del pensiero di Mazzini, c'è stato uno scontro tra Mazzini, il principe di Canosa e la voce della verità di Modena. E noi possiamo osservare che dopo il mazzinianesimo è arrivato un pensiero ateo materialista, quello marxista e comunista, e oggi nella nostra epoca possiamo notare come i vecchi marxisti, i vecchi comunisti sono sostanzialmente considerati spesso e volentieri dei reazionari dai nuovi progressisti e da quelli che seguono la linea del pensiero liberal nata negli Stati Uniti. Quindi vedete come la rivoluzione un po' alla volta cancella chi è venuto prima, ed è questo che ha notato Monaldo. E lui alla fine del testo dice, signori filosofi, voi volete spiegare all'uomo che è una bestia e che deve vivere come una bestia, ma io ve lo dico già, quando l'uomo ci arriverà, quando sarete al compimento del vostro piano, del vostro obiettivo, non avremo più bisogno di voi, perché l'uomo, se diventa un animale, se l'uomo è bestializzato, di che cosa ha bisogno? Di mangiare, di bere, di accoppiarsi e basta, non avrà più bisogno di voi, per cui anche voi sarete cancellati via dalla storia, non avremo più bisogno di filosofi. E questa è una forma di riflessione apocalittica molto interessante. A me ha fatto venire in mente una riflessione di un grande filosofo del Novecento, russo ma di nascita, ma naturalizzato francese. Io sto parlando di Cogé, e possiamo tornare ancora una volta a parlare di fine della storia e anche di Hegel, perché io adesso vado a citare una nota controversa, ritenuta anche ambigua da alcuni curatori dell'edizione, anche quella italiana che citerò, l'introduzione alla lettura di Hegel. C'è questa nota, ecco, noi abbiamo parlato dell'uomo a cavallo che porta alla fine della storia e della filosofia, per Cogé quell'uomo è Stalin. Noi oggi possiamo notare come, insomma, Stalin della storia, si continua a parlare di fine della storia, storia che evidentemente continuerà. Comunque nemmeno per Monaldo Napoleone era la fine della storia. La fine della storia è quella che c'è nel libro dell'Apocalisse. Per Cogé la morte dell'uomo coincide con la fine della storia, ma è anche la fine dell'uomo. E Cogé in questa nota controversa, perché gli studiosi del pensiero di Cogé ritengono che il suo non sia un pensiero apocalittico, così scrive, bisognerebbe dunque ammettere che dopo la fine della storia gli uomini costruiranno i loro edifici e le loro opere d'arte come gli uccelli costruiscono i propri nidi e i ragni tessono le proprie tele, eseguiranno concerti musicali alla maniera delle rane e delle cicale, giocheranno come giocano i giovani animali e si daranno all'amore come fanno le bestie adulte. Ma allora non si può dire che tutto questo rende l'uomo felice. Bisognerebbe dire che gli animali post-storici della specie Homo sapiens, che vivranno nell'abbondanza e in piena sicurezza, saranno contenti in funzione del loro comportamento artistico, erotico e ludico, visto che per definizione essi se ne accontenteranno. Ma c'è di più. L'annientamento definitivo dell'uomo, propriamente detto, significa anche la scomparsa definitiva del logos, del discorso umano, in senso proprio. Gli animali della specie Homo sapiens reagirebbero con riflessi condizionati a segnali acustici o mimici
E così i loro cosiddetti discorsi sarebbero simili al presunto linguaggio delle api. Ciò che allora scomparirebbe non sarebbe soltanto la filosofia e la ricerca della saggezza discorsiva, ma anche questa stessa saggezza. Infatti non si avrebbe più in questi animali post-storici conoscenza del mondo e di sé. Quindi un'apocalisse subdola a questo punto, progressiva e progressista. Di qui l'attualità, con la riflessione della fine della storia del testo di Monaldo che abbiamo voluto riproporre, con un lavoro di note per chiarire anche quali testi Monaldo cita e riprende, per porre a confronto il suo pensiero con quello di Giacomo, perché spesso studiavano le stesse opere e sviluppavano due pensieri diversi, alcuni passaggi della Bibbia, il testo di Charles Puget che abbiamo citato prima, è stato letto e studiato e ci ha fatto una riflessione anche Giacomo nello Zibaldone. Quindi abbiamo cercato di arricchire questo testo, insomma, per rendere veramente questa nuova edizione un buon servizio, si spera, ai lettori. Io vi ringrazio per l'attenzione, per essere venuti qui ad ascoltarci e se volete acquistare il libro lo trovate ben distribuito dall'editore Solfanelli, che peraltro saluto. Grazie a tutti e buona serata.